combustibili liquidi, gassosi e dei forni. C'è ancora qualche cosa che vi devo dire a proposito dei parametri tecnologici dei combustibili, cioè i parametri che caratterizzano il comportamento tecnologico dei combustibili. Alcuni già li abbiamo visti, la temperatura d'accensione, la temperatura di infiammabilità, i limiti di infiammabilità. Adesso ne dobbiamo vedere ancora qualche un altro. Dunque, per avere, diciamo così, una percezione del calore che viene sviluppato da un combustibile, si definisce il potere calorifico. Dunque, il potere calorifico di un combustibile è definito essere la quantità di calore che viene sviluppato da un combustibile per effetto della reazione di combustione completa di un chilogrammo di combustibile, se questo si trova allo stato solido o allo stato liquido, o di un normal metro cubo se il combustibile è allo stato gassoso. Quindi le dimensioni del potere calorifico sono chilocalorie per chilogrammo se il combustibile è liquido o è solido, chilocalorie per normal metro cubo se il combustibile è gassoso. Dunque, per prima cosa bisogna andare a precisare un fatto. E quando sono andato a definire questo potere calorifico, ho detto praticamente che la quantità di calore che si sviluppa nel corso della reazione di combustione completa, quel completa è un aggettivo che chiaramente non è che è stato messo là a caso. Perché? Perché praticamente quando facciamo avvenire una reazione di combustione, i prodotti di combustione possono essere i più vari possibili. In effetti, per andarli a definire univocamente, dobbiamo, diciamo, riferirci a questa reazione di combustione completa. Che significa reazione di combustione completa? Vuol dire che tutto il carbonio presente inizialmente nel combustibile alla fine della reazione di combustione si ritroverà sotto forma di anidride carbonica. Per esempio si potrebbe trovare anche sotto forma di ossido di carbonio, o per esempio ci potrebbero essere, che ne so, dei radicali alchilici che non hanno reagito completamente, o sotto forma, che posso dire, di composti solo parzialmente ossigenati, tipo l'alcol etilico, l'alcol metilico, aldeidi, chetoni, cose di questo genere qui. Diciamo che la reazione di combustione completa fa riferimento al fatto che tutto il carbonio presente nel combustibile inizialmente, alla fine della reazione di combustione, si ritrova sotto forma di anidride carbonica. Bene. Poi, l'addizione combustione completa implica anche che tutto l'idrogeno presente nel combustibile si ritrovi alla fine della reazione di combustione sotto forma di acqua. Va bene? Così come pure, se praticamente nel combustibile è presente azoto, l'addizione reazione di combustione completa prevede praticamente che tutto l'azoto si ritrovi sotto forma di azoto molecolare N2. Ed inoltre, nei combustibili a volte, soprattutto nei carboni fossili, ci sta dello zolfo. Tutto lo zolfo presente nei combustibili, anche nel gasolio per esempio ci sta un pochino di zolfo, si ritrova sotto forma di anidride solforosa SO2. Va bene? E diciamo che questo è necessario perché
nella realtà non è detto che si verifichi questo. Ad esempio, che ne so, quando sappiamo che brucia del combustibile nel cilindro della nostra automobile, sappiamo che esce dell'ossido di carbonio, sappiamo che escono degli ossidi di azoto. È chiaro che se invece di formarsi anidride carbonica si forma di un po' di ossido di azoto e una parte dell'energia non viene, diciamo così, rilassata. Se noi vogliamo andare a definire univocamente la quantità di calore che un combustibile può, diciamo così, rilasciare, allora praticamente dobbiamo riferirci a questa reazione di combustione completa. Poi c'è un altro punto molto molto importante. In effetti, fra i prodotti di combustione molto spesso ci sta l'acqua, e adesso l'acqua, diciamo, a temperatura ambiente è liquida, ma si può anche trovare sotto forma di aeriforme. Ovviamente fra l'acqua liquida e l'acqua vapore che differenza ci sta? Ci sta il calore latente di evaporazione dell'acqua. Pertanto la quantità di calore che viene sviluppata nel corso della reazione da un combustibile deve tenere conto del fatto che l'acqua prodotto di combustione venga sviluppata allo stato liquido o allo stato vapore. Allora, se l'acqua viene sviluppata allo stato liquido, il calore di combustione che si determina è definito potere calorifico superiore, mentre invece se l'acqua si sviluppa allo stato aeriforme, la quantità di calore che si sviluppa viene definito potere calorifico inferiore. La differenza fra questi due poteri calorifici è proprio il calore latente di evaporazione dell'acqua che si è prodotta nel corso della reazione di combustione. Cioè noi abbiamo che con Q con S si indica il potere calorifico superiore, cioè il potere calorifico che viene misurato nel caso in cui l'acqua come prodotto di combustione si produce allo stato liquido. Q con I invece è il potere calorifico inferiore, cioè è il potere calorifico che viene sviluppato nel caso in cui l'acqua viene prodotta con, diciamo così, la formazione di acqua vapore. La differenza fra queste due quantità è proprio il calore latente di evaporazione dell'acqua. Cioè se noi praticamente chiamiamo con N la quantità d'acqua che si è formata per effetto della combustione, sentite bene qua, della quantità di materia a cui è riferito il potere calorifico superiore e inferiore, quest'N deve essere moltiplicato per il calore latente di evaporazione dell'acqua che è circa di 600 kcal per chilogrammo. Adesso questo N che dimensioni avrà? Dunque supponiamo che il combustibile sia un combustibile in un primo momento solido oppure liquido. Allora queste qua che cosa sono? Queste saranno chilocalorie fratto chilogrammo di combustibile, così come pure anche queste saranno chilocalorie per chilogrammo di combustibile. Adesso questi che cosa rappresentano? Rappresentano i chilogrammi di acqua, perché questo 600 è riferito a ogni chilogrammo d'acqua. Quindi questo N rappresenta i chilogrammi d'acqua che si producono per ogni chilogrammo di combustibile che viene bruciato. Quindi chilogrammo fratto chilogrammo dà praticamente un numero puro, un numero adimensionale. Quindi nel caso praticamente che il combustibile sia solido oppure liquido, N è un numero adimensionale. Nel caso invece il combustibile sia gassoso, questo Q con S e questo Q con I è misurato in chilocalorie per normal metro cubo. Ovviamente anche questo è misurato in chilocalorie in normal metro cubo.
Ovviamente tutta questa roba qua, per potersi sommare a questo, dovranno anche essere loro alla fine chilocalorie per normal metro cubo. Dato che questi continuano a essere comunque chilocalorie fratto chilogrammo, questi non saranno altro che i chilogrammi di aria che si sviluppano per effetto della combustione della quantità di materia a cui si riferisce il potere calorifico. In questo caso, la quantità di materia a cui si riferisce il potere calorifico è un normal metro cubo. Quindi questi saranno chilogrammi di acqua fratto normal metro cubo di combustibile. Chilogrammo e chilogrammo si semplifica e quindi anche queste finiscono per essere chilocalorie per normal metro cubo. Diciamo che questo è una cosa che è chiara perché chiaramente si possono sommare 3 cavoli più 2 cavoli uguale 5 cavoli, ma non è che 3 cavoli più 2 patate restano sempre 3 cavoli più 2 patate. Chiaro? Va bene? Diciamo che questo praticamente è il potere calorifico di un combustibile e questo, diciamo così, vi rende conto immediatamente della quantità di calore che è in grado di sviluppare una certa quantità di materia di questo combustibile. In effetti, praticamente, ci sono dei dispositivi adatti per la misurazione del potere calorifico. Io penso di non farli perché non mi è rimasto più molto tempo, quindi se mi metto a fare pure queste cose, poi dopo non riesco a fare altre cose. Se c'ho il tempo ve li faccio vedere, se non c'ho il tempo non ve li faccio vedere. Direte voi, ma qual è la necessità praticamente di andare a avere due parametri diversi, il potere calorifico superiore e il potere calorifico inferiore. Beh, la necessità nasce da questo fatto qui. Secondo voi, industrialmente parlando, qual è il parametro più importante? Il potere calorifico superiore o il potere calorifico inferiore? Secondo voi, industrialmente parlando, quando voi andate a effettuare, a bruciare un combustibile in un'industria, l'acqua come si produce? Si produce sotto forma di acqua liquida o sotto forma di acqua vapore? Chiaramente sotto forma di acqua vapore. Quindi dal punto di vista tecnologico il parametro più interessante è il potere calorifico inferiore. Ma nei laboratori, quando si va a misurare il potere calorifico, con il tipo di dispositivo che viene utilizzato, che si chiama bomba di Mahler, questa bomba di Mahler è fatta, diciamo così, per essere sicuri che tutto quello che può bruciare effettivamente bruci. Vi ripeto, non ho il tempo di farvelo vedere, ci vorrebbe una mezz'oretta di tempo soltanto per spiegarvi la bomba di Mahler come funziona. E diciamo che vedo se ho il tempo di farvelo. Voglio prima fare qualche altra cosa, poi se ho il tempo ve la faccio, se non ho il tempo non ve la faccio. Allora, questa bomba di Mahler utilizza come comburente ossigeno puro sotto pressione, alla pressione di 25 atmosfere. In queste condizioni hai che tutto quello che può bruciare, brucia. Chiaro? Quindi c'è sicuro che non ci sono incombusti. Va bene? Poi, praticamente, il potere calorifico come viene rilevato? Viene rilevato, diciamo così, facendo bruciare una piccola quantità di questo combustibile immerso in un vaso calorimetrico pieno d'acqua e quindi la temperatura dell'acqua sale, dall'innalzamento della temperatura dell'acqua, conoscendo la massa d'acqua che ci sta e la massa di combustibile che è stato bruciato, si rileva praticamente il potere calorifico. Ma ovviamente voi pensate di bruciare mezzo grammo, un grammo di combustibile. La quantità di acqua che ci sta in questi calorimetri è circa di 5 litri. Che innalzamento di temperatura voi avete? Avete un innalzamento di 2-3 gradi di temperatura massimo. Quindi i fumi di combustione praticamente si troveranno a una temperatura poco superiore a quell'ambiente. Alias, in queste condizioni, l'acqua come si sviluppa? Sotto forma di acqua liquida, perché chiaramente l'acqua è aereiforme solo a temperature superiori a 100 gradi. Quindi praticamente in laboratorio quello che voi andate a misurare è il potere calorifico superiore.
Chiaramente dovete poi andare a misurare con molta precisione la quantità di acqua che si è generata, andare a sommare, scusate, a sottrarre dal potere calorifico superiore che voi così avete determinato il calore latente di evaporazione della quantità di acqua che si è formata e avete il potere calorifico inferiore. Chiaro? Che vi posso dire? Un gas naturale tiene un potere calorifico di qualche cosa come 10, 12, 13.000 kcal per normal metro cubo, a seconda di quanto è puro, qualche cosa del genere. Un carbone avrà qualche cosa come 5, 6.000, 7.000, 8.000 kcal per chilogrammo, più o meno qualche cosa del genere. Va bene? Poi ci stanno un altro paio di, come si dice, di parametri che caratterizzano il comportamento tecnologico dei combustibili, e uno in particolare è molto importante, quello che vi vado, diciamo così, a definire adesso. Questo parametro si chiama temperatura teorica di combustione. Dunque andiamo a definire che cos'è questa temperatura teorica di combustione e poi vediamo come si calcola. Dunque si dice temperatura teorica di combustione, la temperatura che i fumi di combustione raggiungerebbero se tutto il calore generato dalla reazione di combustione fosse utilizzato per aumentare la temperatura dei fumi stessi. Dunque, ripeto un pochettino questa definizione. Si dice temperatura teorica di combustione di un combustibile la temperatura che i suoi fumi di combustione raggiungerebbero nel caso in cui tutto il calore generato dalla reazione di combustione venga utilizzato per innalzare la temperatura dei suoi fumi. Cercherò di essere più chiaro. Noi bruciamo, che vi posso dire, un gas naturale. Bruciando il gas naturale, noi che cosa abbiamo? Abbiamo praticamente che il gas naturale è composto prevalentemente da metano, brucia praticamente con aria, quindi con O2 più N2. Il CH4 si trasforma in CO2 e in H2O. E nei fumi di combustione poi ci sta anche l'azoto che non partecipa alla reazione di combustione. Allora, se tutto il calore generato dalla combustione del metano serve per riscaldare l'anidride carbonica, l'acqua e l'azoto che era presente nell'aria originariamente, quella temperatura che si raggiungerebbe in questa ipotesi, cioè che tutto il calore della combustione serve per innalzare la temperatura dei fumi, quella è la temperatura teorica di combustione. Questa temperatura teorica di combustione è detta anche temperatura di fiamma e viene raggiunta per qualche istante nelle zone più esterne delle fiamme. Tenete presente che le fiamme sono l'espressione della reazione di combustione dei composti che si trovano allo stato gassoso. Va bene? Allora, prima cosa vi voglio, diciamo così, chiarire l'importanza di questo parametro. Anche se questo è un parametro fortemente teorico, perché è chiamata proprio nel titolo temperatura teorica di combustione, è un parametro teorico. La sua importanza pratica, nonostante sia un valore teorico, è molto importante. Perché? Supponiamo che noi abbiamo la necessità di raggiungere in un determinato processo industriale una certa temperatura. E allora, e abbiamo a disposizione vari combustibili.
La prima cosa che noi dobbiamo andare a fare qual è? Calcolare la temperatura teorica di combustione di questi combustibili. Una volta che abbiamo calcolato la temperatura teorica di combustione di questi combustibili, noi vediamo se essa è superiore o inferiore alla temperatura che noi abbiamo bisogno di raggiungere. Se è inferiore, possiamo direttamente scartare quel combustibile, perché tanto possiamo fare qualunque cosa. Ma se la temperatura teorica di combustione, noi abbiamo bisogno di raggiungere 2000 gradi e la temperatura teorica di combustione è 1800, non potremo mai superare 1800, cioè 1800 è la temperatura che si raggiungerebbe nel caso in cui tutto il calore di combustione serva per innalzare la temperatura dei fumi, va bene? Se invece noi abbiamo bisogno di raggiungere la temperatura di 1500 gradi e la temperatura teorica di combustione è 1600, allora dobbiamo vedere come ci dobbiamo industriare in maniera da limitare le dispersioni termiche, tanto che la temperatura che noi poi effettivamente raggiungiamo sia, diciamo così, comunque quella lì che noi vogliamo. Chiaro? Quindi ripeto, diciamo così, serve la temperatura teorica di combustione essenzialmente per capire se un determinato combustibile è adatto allo scopo oppure è inadatto allo scopo che noi ci prefiggiamo di raggiungere. Va bene? Allora, come si calcola la temperatura teorica di combustione? La temperatura teorica di combustione in teoria è una cosa molto molto semplice, perché guardate qui. Dunque, quando brucia, diciamo così, un combustibile, il calore che viene generato dalla reazione di combustione di questo combustibile, dall'unità di massa di questo combustibile, se è liquido o solido, dall'unità di volume normal metro cubo se è gassoso, sarà Q/V. Questo Q/V deve servire a innalzare praticamente la temperatura, diciamo così, di la temperatura dei fumi di combustione. Per cui noi i fumi di combustione sono composti da generalmente anidride carbonica, ci sta sempre l'acqua, se ci sta l'idrogeno, e a meno che noi non utilizziamo come comburente ossigeno puro, ci sta sempre, diciamo così, l'azoto. Poi nel caso che noi andiamo a utilizzare aria in eccesso, ci sarà anche dell'ossigeno tra i fumi di combustione, quindi saranno 1, 2, 3, 4 componenti, cioè in genere saranno i componenti, in senso intenso 1, 2, 3, 4, 5, 6, i meno 1, i componenti dei fumi di combustione. Quindi potremmo andare a scrivere praticamente che sarà uguale alla sommatoria del prodotto di Cp con i per V con i che moltiplica T meno T con 0, ove C con P con I rappresenta il calore specifico del componente iesimo, quindi il calore specifico dell'acqua, a pressione costante dell'acqua, dell'anidride carbonica, dell'azoto. V rappresenta, diciamo così, il volume di questi componenti che si sono sviluppati nel corso della reazione di combustione, quindi dobbiamo andarlo a riferire alla stechiometria della combustione. Quindi questi sono i calori specifici a pressione costante riferiti all'unità di volume. T con 0 è la temperatura ambiente, cioè la temperatura da cui partiamo, e T rappresenta proprio la temperatura teorica di combustione. Bene. Allora, praticamente questo è un problema apparentemente molto facile, perché un'equazione è una sola incognita. Il problema qual è? È che praticamente, diciamo così, i calori specifici variano al variare della temperatura. Per cui noi che cosa potremmo fare? Potremmo andare a prendere il calore specifico medio nell'intervallo di temperatura che a noi interessa,
Ma neanche questo possiamo fare, perché noi non conosciamo a priori la temperatura praticamente della temperatura teorica di combustione. Cioè il problema qual è? Che la variabile temperatura, l'incognita temperatura, sta qui, ma si annida anche qui dentro. Allora che cosa si potrebbe fare? Spesso, diciamo così, i calori specifici dei vari composti vengono espressi sotto forme di polinomiali, cioè A più BdT più CT2 più DT3 e così via. Allora, praticamente, il calore risulterebbe essere nient'altro che Q con I uguale la sommatoria degli integrali, diciamo così, fra T con 0 e T di C con P con I per V con I dt. E praticamente, in questo caso, la unica, diciamo così, incognita, quale sarebbe? Sarebbe l'estremo superiore di questo integrale qui. Però, diciamo così, avremmo sicuramente dei problemi. Perché? Perché praticamente l'integrale di una polinomiale, che cos'è? È una polinomiale di un grado superiore. Poiché se vogliamo una polinomiale abbastanza precisa, dobbiamo arrivare almeno al secondo grado. Qui esce praticamente una polinomiale di terzo o anche di quarto grado. E un'equazione di terzo o di quarto grado come si risolve? Generalmente si risolve per tentativi, è chiaro? Però, diciamo così, si può fare un procedimento grafico che è più semplice. Per cui praticamente vi propongo direttamente questo procedimento grafico che è la soluzione più semplice per la determinazione della temperatura teorica di combustione di qualunque sistema. Guardate un po'. Si costruisce un diagramma cartesiano in cui praticamente sull'asse delle ascisse si riporta la temperatura e sull'asse delle ordinate si riporta la quantità di calore. Più precisamente si riporta, seguitemi bene su questo punto, la quantità di calore necessaria a portare i fumi di combustione, cioè la composizione dei fumi di combustione che a voi interessa, alla temperatura portata sull'asse delle ascisse. Cioè, cercherò di essere più chiaro. Supponiamo di bruciare soltanto del metano e supponiamo di bruciare del metano con dell'aria. Allora io che cosa ho? Ho che la reazione di combustione è CH4 gassoso più O2 gassoso che mi dà origine a CO2 gassoso più H2O gassoso. Allora io che cosa ho? Vado a bilanciare la reazione, uno di carbonio, 4 di idrogeno, ce ne vogliono 4 anche qua, quindi devo mettere un 2 anche qua, e quindi qua cosa devo andare a mettere? Devo mettere un 2 o 2. Va bene? Ma io ho detto che ho utilizzato aria come combustibile. L'aria che composizione ha? Abbiamo detto che l'aria è composta dal 21% in volume di O2 e dal 79% in volume di N2. Bene? Quindi io fra i fumi di combustione mi troverò anche l'azoto. Ragioniamo un pochettino. La stechiometria del sistema che cosa mi dice? Mi dice che una mole di metano reagisce con 2 moli di ossigeno per darmi una mole di anidride carbonica e 2 moli di acqua. Ma spero che ricorderete il principio di Avogadro che sancisce che esiste diretta proporzionalità fra i numeri di moli e i volumi dei componenti gassosi, purché questi vengano misurati nelle stesse condizioni di volume e di pressione. Quindi, se io invece di dire una mole di metano reagisce con 2 moli di ossigeno per darmi una mole di anidride carbonica e 2 moli di acqua, io posso anche dire che un normal metro cubo di metano, dicendo normal, ho sancito che le condizioni di temperatura e di pressione sono quelle normali. Quindi,
pressione 1 atmosfera, temperatura 273 gradi Kelvin, quindi 0 gradi centigradi. Reagiscono con 2 normal metri cubi di O2 per dare un normal metro cubo di anidride carbonica più 2 normal metri cubi di acqua, va bene? Ma questa non è ancora la composizione dei fumi di combustione, perché? Perché praticamente assieme a 2 normal metri cubi d'acqua, di ossigeno, è entrata anche una certa quantità di azoto. Allora, se io praticamente considero che l'azoto ci stanno 79 parti di azoto ogni 21 parti di ossigeno, noi qui che abbiamo? Abbiamo una quantità di azoto che è x e qui le parti di ossigeno sono praticamente uguali a 2, la quantità di azoto che entrerà assieme a 2 normal metri cubi di ossigeno sarà uguale a 79 fratto 21 per 2. 79 fratto 21 è circa uguale a 3,8. Potete fare un momentino questo calcolo? Sì, mi va 3,8. È 3,8 più o meno? 3,76. Vabbè, mettiamo 3,8. Quindi praticamente assieme a 2 normal metri cubi di ossigeno sono entrati anche più 2 per 3,8 normal metri cubi di azoto, e questi 2 più 2 per 3,8 normal metri cubi di azoto io me li ritrovo tra i fumi di combustione, va bene? Quindi i fumi di combustione da che cosa sono composti? Sono composti da un normal metro cubo di anidride carbonica, 2 normal metri cubi di acqua e vapore d'acqua e 7,6 normal metri cubi di azoto. Bene. Quindi praticamente io qua sopra che cosa devo portare? Devo riportare, qui stanno tutte le varie temperature, ad esempio 100 gradi, 200 gradi, 300 gradi e così via. Devo riportare tutte le temperature, devo riportare tutte le quantità di calore necessarie a portare a ognuna di queste temperature la composizione dei fumi di combustione che io mi sono ricavato dalla stechiometria della reazione. Va bene? Quello che otterrò praticamente sarà una curva di questo tipo qui, vedete? Va bene? Adesso io per andarmi a calcolare la temperatura teorica di combustione, cosa devo fare? Devo andare semplicemente, ecco, prima cosa, ecco, vorrei dirvi come si costruisce questa curva qui. Questa curva qui come si costruisce? Dunque, voi potreste andare a trovarvi i calori specifici che sono tabellati comunque nei manuali, però c'è una cosa ancora più semplice. Sono tabellati addirittura i calori sensibili. Cosa sono i calori sensibili? Sono i calori che sono necessari per portare un composto tipo azoto, tipo acqua, tipo anidride carbonica, dalla temperatura ambiente alla temperatura qualunque che volete voi. Allora, tramite queste tabelle dei calori sensibili, che sono pure presenti su quel testo che vi ho consigliato, il testo del professore Brisi, vi potete andare a calcolare praticamente a ognuna di queste temperature qual è la quantità di calore necessaria per far arrivare questa composizione dei fumi di combustione alla temperatura che voi avete fissato sull'asse delle ascisse. Quindi vi costruite per punti questa curva, va bene? Diciamo che la cosa addirittura è anche più semplice, perché poiché praticamente in questo tratto della curva qui l'andamento è quasi rettilineo, bastano 3-4 punti e avete costruito la curva, chiaro? Quindi non è che salta fa una fatica proprio esagerata.
Arrivati a questo punto qui, poi che cosa si fa? Si considera il potere calorifico inferiore di questo combustibile, che è la quantità di calore che è disponibile a elevare la temperatura dei fumi di combustione. Ovviamente su questo diagramma qui il potere calorifico è una quantità di calore, è una quantità di calore costante. Come viene rappresentato su questo diagramma? Viene rappresentato come una retta orizzontale passante per il valore Q con I. Cioè, se questo potere calorifico è 12.000 kcal per normal metro cubo, 15.000 kcal per normal metro cubo, voi questa composizione dei fumi di combustione la riferite a un normal metro cubo, quindi qui voi andate a riportare questo 12.000, 15.000, quello che sarà, e comparirà praticamente come una retta orizzontale. Adesso, nel punto in cui si incontrano praticamente la curva dei calori sensibili, che sarebbe questa, e la retta che vi dà il potere calorifico superiore, voi avete che la scissa di questo punto qui rappresenta la temperatura teorica di combustione. Bene, quindi questo procedimento grafico è estremamente semplice. Va bene, ragazzi? Adesso, nessuno vi vieta di calcolarvi la temperatura teorica di combustione in presenza, ad esempio, di un eccesso d'aria. In presenza di un eccesso d'aria, voi che cosa avete? Dite praticamente che cosa cambia. Il potere calorifico non cambia, è sempre lo stesso. Però cambierà la composizione dei fumi di combustione. In particolare, per ogni temperatura, diciamo così, la quantità di calore necessaria per raggiungere quella temperatura sarà superiore. Perché se voi utilizzate un eccesso, ad esempio utilizzate eccesso d'aria al 20%, voi invece di mandare 2 normal metri cubi d'aria, mandate 2 normal metri cubi d'aria, 4. Inoltre, invece di mandare 2 moltiplicato 3,8 metri cubi di azoto, ne manderete 2,4 per 3,8. Poi, dall'altro lato, gli 0,4 normal metri cubi di ossigeno che non hanno reagito, ve li trovate tra i fumi di combustione, così come pure vi troverete pure più azoto. Cioè, il risultato qual è? La quantità di calore disponibile per innalzare la temperatura dei fumi di combustione è la stessa, ma la quantità di materia su cui è dispersa è superiore. Quindi la temperatura teorica di combustione come sarà? Sarà più bassa. In effetti, nel caso in cui voi andate a utilizzare aria in eccesso, la curva dei calori sensibili, invece di essere questa qui, diventerà questa qui. E la temperatura teorica di combustione sarà questa. Questa, vedete, è la curva dei calori sensibili nel caso di aria stechiometrica. Questa è la curva dei calori di combustione nel caso di aria in eccesso. E noi potremmo anche fare un'altra cosa, andare a misurarci la temperatura teorica di combustione nel caso che utilizzassimo come comburente soltanto ossigeno, cioè ossigeno puro. Va bene? Allora, in questo caso qui, vedete, noi abbiamo che i fumi di combustione sarebbero costituiti soltanto dall'anidride carbonica e dall'acqua, per cui la quantità di calore disponibile sarebbe sempre la stessa, ma la quantità di materia su cui sarebbe dispersa sarebbe molto più piccola, per cui la temperatura teorica di combustione sarebbe molto più alta. Infatti, in questo caso qui, vedete, la curva dei calori sensibili diventerebbe questa qui, questa sarebbe quella là nel caso di ossigeno puro come comburente. E la temperatura teorica di combustione, ovviamente, diventerebbe più alta. Va bene?
diciamo così che queste sono delle cose che dovremmo avere anche il tempo di fare una lezioncina d'esercitazione su questa roba qua. Vi ripeto, questo è un parametro molto importante perché praticamente mi permette di andare, diciamo, a calcolare, di andare a vedere se un determinato combustibile è adatto per un determinato scopo oppure un determinato combustibile non è adatto per un determinato scopo. Va bene? Dunque, un ultimo parametro che descrive il comportamento tecnologico dei combustibili. Questo parametro praticamente è il potenziale termico. Allora, definiamo il potenziale termico. Cioè, il potenziale termico generalmente è definito per i combustibili che vengono utilizzati per l'alimentazione dei motori a scoppio, quindi per i carburanti. Dunque, il potenziale termico di un carburante è la quantità di calore che viene sviluppata nel corso della reazione di combustione di un normal metro cubo di miscela costituita da combustibile gassoso o vaporizzato e aria teorica di combustione. Quindi allora, ripeto ancora una volta, il potenziale termico è la quantità di calore che viene sviluppata per effetto della reazione di combustione di un normal metro cubo di miscela costituita da combustibile gassoso o vaporizzato più aria teorica di combustione. Allora, facciamo un esempio, la cosa più semplice. Supponiamo praticamente di alimentare una macchina, diciamo così, con dell'etano, etano che ha formula C2H6. L'etano reagisce praticamente con l'ossigeno. Dando origine a anidride carbonica e acqua. Allora ce ne sono due e due ce ne devono essere qui, ce ne sono sei di idrogeno, ce ne devono essere sei di idrogeno anche qui, quindi qui sono tre, qui sono due per due, quattro, più tre, sette, quindi ci sono sette mezzi di ossigeno. Va bene? Sette mezzi di ossigeno significa anche che noi ci trasportiamo più sette mezzi per 3,8 di N2 e anche qui ci troveremo sette mezzi per 3,8 di N2. Allora, potenziale termico a che cosa è uguale? Abbiamo detto che è uguale alla quantità di calore che è sviluppata da un normal metro cubo di miscela costituita da combustibile gassoso vaporizzato più aria teorica di combustione. Allora, il dato che noi abbiamo a disposizione qual è? È il Q con I, il potere calorifico del metano.
il Cuconì, il potere calorifico del metano, che è dell'etano, scusate, che è un gas, a quale quantità di calore è riferito? A quale quantità di materia è riferito? A un normal metro cubo, va bene? Quindi un normal metro cubo di questo reagisce con 3,5 normal metri cubi di questo, che si porta appresso 3,5 per 3,8 normal metri cubi di questa roba qua. Per cui il calore disponibile qual è? È Q con I. Ma questo Q con I deve essere riferito a un normal metro cubo di miscela costituita da combustibile gassoso vaporizzato più aria, di aria teorica di combustione. Quindi questo è riferito a un normal metro cubo, quindi il volume di questo qui è un normal metro cubo. Questo sarebbe praticamente il volume del C2H6. Poi dobbiamo considerare il volume dell'aria teorica di combustione. L'aria teorica di combustione è data dal volume dell'ossigeno, che sono 3,5 normal metri cubi, questo è il volume dell'O2, ma 3,5 normal metri cubi di O2 si portano appresso 3,5 per 3,8 normal metri cubi di N2, quindi 3,5 per 3,8 normal metri cubi di N2. Questo sarebbe praticamente, scusate, il volume dell'N2. Quindi abbiamo praticamente che il potenziale termico verrebbe a essere questo. L'ultima cosa che vi volevo dire sul potenziale termico era: se il combustibile era, invece che gassoso, era liquido, noi che cosa avremmo fatto? Dunque, avremmo riferito questo Q con I a un chilo di combustibile liquido. Da un chilo di combustibile liquido ci saremmo calcolati l'aria teorica di combustione e l'avremmo riportata qui, ma poi avremmo anche dovuto considerare il calore latente di evaporazione di questo combustibile e l'avremmo dovuto sommare qui, perché praticamente il calore latente di evaporazione è un calore che si ritrova disponibile all'interno della camera di scoppio ed è disponibile a essere trasformato anch'esso in energia meccanica. Quindi se ad esempio, diciamo così, prendevo come combustibile, che ne so, l'alcol etilico, che ha formula C2H5OH, questo reagiva con l'O2, io avevo che qui si formavano CO2 più H2O, 2 di CO, 6 di H, quindi qui mettiamo 3, 2 per 2, 4 più 3, 7, quindi 7 mezzi di O2. A 7 mezzi di O2 che cosa si aggiungevano? Si aggiungevano 7 mezzi per 3,8 di N2. La quantità di materia a cui dovevo riferire il C2H5OH non era più un normale metro cubo, erano 1000 grammi, un chilo. Quindi tutti questi calcoli stechiometrici li dovevo fare su un chilo di questa roba. Quindi un chilo di questa roba corrispondeva a tante moli corrispondevano a tante moli di questo e a tante moli di questo. Quindi andavo a mettere tutti quanti questi numeri qua dentro e poi al potere calorifico dell'alcol etilico gli andavo anche a sommare il calore latente di evaporazione dell'alcol etilico stesso, e mi potevo anche andare a calcolare in questa maniera il suo potenziale termico. Va bene? Ok? Allora ragazzi, faccio 2 minuti di riposo e poi praticamente ci facciamo qualche cosetta sui combustibili solidi. I solidi sono essenzialmente i carboni. I carboni, diciamo così, derivano da un processo detto di carbonificazione, per effetto del quale degli organismi viventi di natura prevalentemente vegetale, finiti sottoterra, sotto l'azione di elevate pressioni ed elevate temperature in assenza di ossigeno,
si sono trasformati da organismi viventi praticamente in carbone, quindi hanno avuto, diciamo così, un aumento del tenore di carbonio, una diminuzione del carbone, del tenore di idrogeno e del tenore di ossigeno, e si sono trasformati in carbone. Diciamo che i carboni hanno una, come si dice, una per quanto riguarda il processo di carbonificazione, si dividono in antraciti, litantraci, torba, lignite e torba. Dunque, nella torba il processo di carbonificazione è, diciamo così, spinto al minimo, nell'antracite invece praticamente è spinto al massimo. Diciamo che torba e lignite oramai non sono quasi proprio più utilizzati, perché il potere calorifico è molto basso, perché sono pieni d'acqua e perché in fondo sono anche pieni di zolfo, per cui non è molto conveniente andarli a utilizzare. Quelli che effettivamente vengono utilizzati sono litantraci e antracite. Vedete, vi do, diciamo così, la composizione di un litantrace, che sono praticamente i carboni fossili, quelli là più, diciamo così, più diffusi. Diciamo, in un litantrace il tenore di carbonio è variabile tra il 75 e il 92%. Abbiamo poi che il tenore di idrogeno è compreso praticamente fra il 4 e il 6%. Il tenore di ossigeno è compreso fra il 3 e il 12%. Il tenore di azoto è compreso fra lo 0,5 e il 2%. Adesso, generalmente, i litantraci non vengono utilizzati, i litantraci e gli antracici non vengono utilizzati così come vengono tirati fuori dalle viscere della terra. Perché? Perché praticamente quando si vengono riscaldati i litantraci e gli antraciti sviluppano delle sostanze volatili che sono combustibili e che quindi danno origini a fiamme. Adesso praticamente, se uno sa di dover andare a bruciare un solido, non ha piacere che ci siano fiamme nel suo bruciatore, perché nel punto dove ci sta la fiamma c'è un punto dove la temperatura è molto molto più alta, quindi non avrebbe un buon controllo della temperatura. Per cui si preferisce i carboni non utilizzarli così come vengono ottenuti praticamente, come vengono tirati fuori dalla miniera, ma vengono, diciamo, utilizzati dopo un'operazione di distillazione a secco. Che cosa significa distillazione a secco dei litantraci? Praticamente i litantraci vengono messi in delle camere che sono, diciamo così, rettangolari, vedete? Alte un 4 metri. Profonde un 0,4 metri, un 40 centimetri, e lunghe una decina, dozzina di metri. Praticamente i litantraci vengono caricati su dei ripiani che si trovano in questi forni. Si caricano le pietre di litantrace che stanno qui. Questi litantraci vengono riscaldati, ovviamente in assenza di ossigeno, perché se vengono riscaldati in presenza di ossigeno non si fa la distillazione dei litantraci, si fa la combustione dei litantraci. Praticamente che cosa succede? Ve la faccio molto breve. A un certo punto, arrivati a 4-500 grammi, a 4-500 gradi, queste pietre di litantrace poco alla volta rammolliscono. Quando rammolliscono rilasciano praticamente delle sostanze volatili. Poco alla volta che rilasciano queste sostanze volatili, alla fine cominciano a diventare porose, cioè perdendo una parte della materia di cui sono costituiti, si scavano praticamente dei buchini al loro interno. E poi questo materiale, arrivato a temperatura più alta, diventa un'altra volta duro e si continua, diciamo così, a rilasciare queste sostanze volatili. Alla fine questo processo dura una decina di ore. Dopo una decina di ore, che cosa si fa?
si scarica praticamente il nitrace da questi forni, lo si separa da queste sostanze volatili che si sono separate, e praticamente poiché viene scaricato questo, diciamo così, questo nitrace da questo forno alla temperatura di 800-900 gradi, deve essere praticamente rapidamente portato a temperatura ambiente, se no brucia. Infatti lo si porta a temperatura ambiente bagnandolo con dell'acqua fredda. Questo è il motivo per cui quando si va a comprare del carbone, il carbone è sempre pieno d'acqua. Diciamo che questa poi è anche una maniera, diciamo così, per fare imbrogli da parte dei venditori di carbone, quelli che non l'abbiamo dovuto spegnere, insomma, poi casomai ci aggiungono molta più acqua di quella che è necessario per spegnerlo e ti vendono acqua per carbone, insomma. Vabbè, diciamo così, il risultato qual è? È una parte che, di un combustibile solido, che sarebbe il carbone coke. Carbone coke praticamente che cosa sarebbe? Sarebbe un carbone fossile che è stato privato di tutte quante le sostanze volatili per effetto di questa distillazione a secco. Ed è anche diventato poroso. Il fatto che è diventato poroso è una cosa che ci fa piacere, perché così la superficie specifica del carbone è aumentata. E quindi brucia meglio, brucia più velocemente. La roba invece che è passata in fase aereiforme viene raffreddata a temperatura ambiente. Quando praticamente viene raffreddata a temperatura ambiente, c'è una parte che condensa e diventa liquida e una parte invece che resta, diciamo così, aereiforme. La parte che resta aereiforme è un gas che viene chiamato gas di città, che è un gas combustibile. Vi do, diciamo così, una tipica composizione di un gas di città. E abbiamo idrogeno 50-55%, metano 28-30%, ossido di carbonio 4-8%, anidride carbonica 1-3%, azoto 1-2%. Come potete vedere, questo è un ottimo combustibile. Diciamo che generalmente per riscaldare queste camere, una parte del gas che è stato prodotto viene mandato ai bruciatori che stanno lungo le pareti e serve praticamente per portare questo sistema a 8-900 gradi. Questo, vi ripeto, è un sistema che lavora a 8-900 gradi e l'operazione dura 10-12 ore. Questo combustibile comunque è un poco pericoloso. Perché? È pericoloso per la presenza dell'idrogeno, per i motivi che vi ho detto, intervalli di infiammabilità molto estesi e facilità a dare, a raggiungere la temperatura di iniezione per effetto del coefficiente di Joule-Thomson negativo. È pericoloso anche perché contiene un 4-8% di ossido di carbonio. L'ossido di carbonio è mortale per l'uomo a livello di poche centinaia di milligrammi per metro cubo, cioè di parti per milione. Però comunque questo è un ottimo combustibile. Generalmente viene bruciato stesso in loco, in parte per far avvenire questa reazione, praticamente questa operazione di distillazione, e in parte viene bruciato, diciamo, per produrre del vapore acqua. Il vapore acqua poi viene utilizzato per alimentare una dinamo, per alimentare, diciamo, una turbina, e la turbina alimenta la dinamo, così si produce energia elettrica. La parte invece che resta liquida a temperatura ambiente costituisce il catrame di carbon fossile ed è costituito prevalentemente da idrocarburi di tipo aromatico, cioè tipo il benzene, che sono degli ottimi solventi. Invece praticamente quello che resta allo stato solido è il carbone coke, e generalmente il carbone che viene utilizzato come combustibile solido è proprio questo carbone coke. Vi ripeto, il vantaggio di questa operazione qual è? Quello di privarlo delle sostanze volatili che sono disciolte in esso, quindi non dà origine a fiamme quando brucia, e quello là di andarne a migliorare, ad aumentare la porosità, cioè diventa poroso al suo interno e quindi brucia più facilmente. Ok?